Che cos'è la letteratura se non ritrovare un noi inserito dentro le pagine di un libro? E come fanno quelle stesse pagine, quelle stesse storie, quelle poesie, quelle parole a continuare a parlare di noi? Sono Giorgio Manduca, insegno materie letterarie in un istituto professionale di Torino e ho collaborato con Vincenzo Iacomuzzi e Giovanni Pagliero alla stesura di Incontri e Voci. Guida alla lettura felice. È un'opera che si pone un obiettivo ambizioso, rendere la lettura un'esperienza felice. Tutti noi abbiamo sperimentato come un libro, un autore, una poesia, in qualche momento della nostra vita siano stati fondamentali. Noi vorremmo trasmettere questa esperienza ai ragazzi facendo dei libri loro compagni di vita. Caratteristica principale di Incontri e Voci è proprio un cercare di ritrovare rimandi di parole, riferimenti stilistici, in modo da ricreare quell'unico grande testo che la letteratura nazionale, non solo nazionale, ha prodotto. Abbiamo lavorato su tre aspetti. Il primo è quello della conoscenza e quindi abbiamo cercato di selezionare contenuti, testi, autori che siano sì parte della tradizione, del canone classico, ma che siano significativi per i ragazzi oggi. Il secondo aspetto è quello della comprensione, è la comprensione per tutti. Pensiamo che per amare un testo si debba capirlo fino in fondo e quindi abbiamo cercato di utilizzare tutti gli strumenti possibili per la comprensione, dalle analisi del testo interattive, alle parafrasi, alle videolezioni, alle mappe concettuali. Il terzo aspetto è quello che riguarda la motivazione, perché i ragazzi possano amare la letteratura oggi. È importante che capiscano che li coinvolge ancora, sia personalmente come individui nella loro crescita, sia dal punto di vista sociale come cittadini. Nei volumi dell'opera, accanto ai testi classici, è possibile trovare anche testi meno usuali, ma che sono utili per portare a un'anticipazione del sentire contemporaneo e che sono stati inseriti proprio per questo. Abbiamo inoltre cercato di far capire come la letteratura dialoghi sia con l'attualità sia con altre discipline, come ad esempio la canzone d'autore, la pubblicità, la fotografia contemporanea. Quindi, questa letteratura vuole essere strumento di scambio attivo, di contatto, di collaborazione e di arricchimento della nostra comune attività letteraria. Sono Vincenzo Iacomuzzi e vi auguro buon lavoro.